Euro 2024. Che torneo pazzesco! Ripercorriamo i momenti più belli, più folli e indimenticabili, come questo gol pazzesco di Shaqiri della Svizzera. Un gol spettacolare contro la Scozia, ma questo europeo è stato pieno di grandi gol. Ma prima di arrivare a parlarne, dobbiamo soffermarci sulle star segrete di questo europeo, i tifosi. C'erano gli scozzesi che ci hanno completamente conquistato con i loro festeggiamenti e si sono presi cura degli altri anche sotto la pioggia. Ci sono state le scene divertenti degli albanesi che rompevano gli spaghetti davanti agli italiani e naturalmente il sassofonista tra i tifosi tedeschi. Ma c'è stata una nazionale che hai sicuramente visto ovunque, su YouTube, TikTok e in TV. Gli olandesi, erano proprio bellissimi. Ogni europeo ha dei favoriti, ma spesso accade che le piccole squadre battano le grandi, e lo abbiamo visto proprio nella fase a gironi. Una nazione che era favorita per il titolo? Il Belgio. Forse è l'ultimo torneo della generazione d'oro con giocatori come Lukaku e De Bruyne. Nell'apertura della fase a gironi ha affrontato la Slovacchia. Gol di Schranz, la Slovacchia ha vinto e questa è stata una delle prime sorprese di questo europeo. Nel complesso il girone è stato completamente pazzo, alla fine tutti si sono trovati con 4 punti. L'Ucraina è stata costretta a tornare a casa e il Belgio è passato per seconda alla fase eliminazione diretta, ma poi ha giocato male contro la Francia. Il risultato è stato un torneo molto deludente. Passiamo ora a una delle partite più belle della fase a gironi, Turchia contro Georgia. E per la Georgia si trattava del primo europeo in assoluto, con un'atmosfera elettrica nello stadio di Dortmund. Gol della Turchia con una splendida rete, ma poi il momento della Georgia. Il primo gol di sempre all'europeo, tutti si sono scatenati, anche il giornalista georgiano ha perso la testa. Ma solo poco dopo il commentatore turco ha perso la testa. Alla fine la Turchia ha vinto 3-1 e Dortmund è impazzita. Ciononostante, la Georgia ha compiuto un'impresa sensazionale, si è classificata terza nel suo gruppo grazie a una vittoria nell'ultima giornata contro niente meno che Ronaldo e il suo Portogallo. Un paese di appena 3,7 milioni di abitanti ha compiuto un piccolo miracolo. When you're the small team, you know you have nothing to lose. Ma negli ottavi di finale ha affrontato i forti spagnoli. La Georgia è passata in vantaggio, cosa stava succedendo? E poi ha sfiorato il 2-0 con uno splendido pallonetto. La Spagna ha continuato a spingere e il sogno della Georgia si è infranto. Nico, 4-1 per la Spagna. Comunque un torneo di cui i georgiani possono essere più che orgogliosi. Per il nostro prossimo numero, un altro gol da sogno in questa partita tra Romania e Ucraina. Stanciu ha segnato con un tiro all'angolino, incredibile, ma posso dirti che ne arriveranno altri. Nel gruppo C, Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia hanno lottato per avanzare. Nella seconda partita si sono affrontate Slovenia e Serbia. Entrambe avevano bisogno di vincere. Ma la Slovenia è passata in vantaggio. La Serbia ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscita a segnare. Sembrava che questa sconfitta avrebbe sancito la loro uscita anticipata. Calcio d'angolo al quinto minuto di recupero. Jovic! Luka Jovic ha tenuto la Serbia nel torneo. 1-1, incredibile, e i tifosi si sono scatenati. Tuttavia la Serbia ha pareggiato la sua ultima partita e si è classificata ultima nel suo gruppo. Comunque, con questo gol avrebbe avuto la vittoria in pugno. Aspettate di vedere la reazione dei tifosi durante questo gol. È stata ancora più folle di quella dei serbi. Ma prima di arrivare a questo, vediamo prima una sfida tra giganti nella fase a gironi. L'Italia, campione d'Europa in carica, ha incontrato la Croazia, terza classificata dell'ultima Coppa del Mondo, nell'ultima partita dei gironi. Una partita da dentro o fuori. E la Croazia, dopo prestazioni
prestazioni deludenti, aveva decisamente bisogno di una vittoria. Donnarumma era quasi imbattibile, ma poi... Tocco di mano e rigore per la Croazia e ovviamente lo ha tirato il 38enne Modric. Sbagliando, che dramma, ma non era finita. Altra palla dentro che passa Ciccione! Modric, incredibile! Modric l'ha fatto. Al momento la Croazia era al secondo posto. L'Italia ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscita a segnare. Poi 8 minuti di recupero decisi dall'arbitro. E a volte il calcio scrive storie pazzesche. Calafiori allunga il piede, Calafiori! Zaccagni! L'Italia ha sorriso e la Croazia è rimasta a terra a piangere. Un triste addio per Modric. Ma una stella che probabilmente vedremo ancora agli europei è Mbappé. Una sua scena indimenticabile durante la prima partita contro l'Austria. Si è rotto il naso e poiché l'arbitro non voleva effettuare la sostituzione, Mbappé si è semplicemente sdraiato sul campo per fermare il gioco. Nel complesso la favorita Francia ha attraversato la fase a gironi in modo piuttosto deludente, arrivando solo seconda. Negli ottavi di finale ha battuto il Belgio. E nei quarti di finale il duello contro il Portogallo. Ancora una volta nessun gol nei tempi regolamentari, si è andati ai calci di rigore. Un punto di forza inaspettato, tuttavia, è stato N'Golo Kanté, che ha giocato un torneo incredibile e nessuno se lo aspettava, dato che la scorsa stagione aveva giocato in Arabia Saudita ed è stata una sorpresa per molti che Deschamps lo abbia portato con sé, per molti uno dei migliori giocatori in questo torneo. Ah, è stato fantastico per noi appassionati di calcio, quasi ogni giorno una partita in cui potevamo vedere i nostri giocatori preferiti. E uno che attira sempre molta attenzione è Cristiano Ronaldo. C'era questo piccolo tifoso che correva in campo per un selfie e il costante brusio nell'hotel della squadra del Portogallo. Ma la mia scena preferita è stata quella di una bambina che non riusciva a credere di essere accanto a lui. Anche gli ungheresi non potevano credere a quello che è successo in questa scena. Nell'ultima giornata del gruppo A hanno affrontato la Scozia. Dopo due sconfitte avevano bisogno di una vittoria per arrivare terzi, ma il punteggio era di 0-0 dopo 90 minuti, poi 10 minuti di recupero a causa di un grave infortunio di Varga. Ma al 99esimo minuto un calcio d'angolo per la Scozia avrebbe forse assicurato la vittoria. L'Ungheria segna un gol all'ultimo secondo e i tifosi non riescono a trattenersi. Tutti sono impazziti, avevano ottenuto il terzo posto, ma non è stato sufficiente per passare al turno successivo, perché le altre squadre qualificate al terzo posto erano migliori. Tutto il contrario della squadra sorpresa della fase a gironi. L'Austria, con una prestazione eccellente, ha perso la prima partita contro la Francia, ma meritava un pareggio. Poi ha vinto contro la Polonia e infine ha giocato una partita pazzesca contro l'Olanda. Questo li ha portati al primo posto in questo gruppo, cosa che non molti avrebbero ritenuto possibile. La squadra ha buoni giocatori, ma le dinamiche di squadra erano giuste. E così è stato chiaro a tutti, dopo la fase a gironi, l'Austria è sicuramente una pretendente al titolo. Negli ottavi di finale affronta la Turchia, che avrebbe probabilmente potuto vincere. Ma prima di arrivare a questa partita davvero indimenticabile, dobbiamo parlare dei turchi, perché nella partita contro la Repubblica Ceca c'è stato un record. 18 cartellini gialli e 2 rossi. Non ci sono mai stati più cartellini in una partita di Euro. Barak ha ricevuto subito un cartellino giallo dopo pochi minuti, e poi al 20esimo minuto. Giallo, rosso. Per me una decisione molto molto severa. Ora le cose si mettono male per i cechi. Çalhanoğlu con una bella tecnica di tiro, ma i cechi hanno dato tutto. E all'improvviso sono tornati. Hanno fatto avanti e indietro. I cechi sarebbero riusciti ad avanzare.
No, la Turchia ha segnato un gol nel tempo di recupero, è passata al turno successivo e wow, non c'è stato più nulla da fare. Prima del torneo molti turchi erano scettici, ma poi sono diventati estremamente euforici. Poi gli ottavi di finale contro la pretendente al titolo Austria. La Turchia segna un gol fulmineo, ancora una volta il giornalista si è scatenato. Come avrebbe reagito l'Austria? Direkt nach Anstoß will den Ausgleich an Autovic. Şimdi köşe vuruşunu kullandı Arda, kafa gol! 66. minuto, Sabitzer Gregoric. Gli austriaci avevano bisogno di un altro gol. Che salvataggio! Ma alla fine non è bastato per l'Austria e la Turchia ha ottenuto un grande successo. But have you ever seen a save like that? A truly remarkable save. Stimmt. Nei quarti di finale hanno affrontato l'Olanda. Arda Güler, Arda sağ ayağıyla bu kez uzak noktaya kafa gol! Che inizio! Il vantaggio nel primo tempo era chiaramente meritato, ma poi per gli olandesi è arrivato un attaccante che fa venire gli incubi ai difensori, Wout Weghorst, e il suo impatto è stato subito notevole. Weghorst mit beteiligt, das war wieder Memphis Depay, der wird nicht attackiert und dann gol dell'Olanda e solo 6 minuti dopo la Turchia non è riuscita a segnare un altro gol e una squadra che si era comportata benissimo è dovuta tornare a casa. Ins Halbfinale ein. Mir geht's gut. Wir sind stolz auf uns selbst, wenn man ehrlich sein muss. Keiner hat erwartet, dass wir so weit schaffen. A questo europeo c'è stato anche un record molto speciale. Il portoghese Pepe è diventato il giocatore più anziano di sempre a giocare in un europeo, a 41 anni. E onestamente, wow, ha tenuto in piedi la difesa portoghese e questo nonostante non sia più il più veloce. Und vor allen Dingen cleveres Verteidigen und Pepe hat einfach beides. Er ist immer noch schnell genug und dann einfach so erfahren Körper davor. Per lui e Ronaldo questo è stato probabilmente l'ultimo europeo della carriera e quindi le partite sono state molto emozionanti. Lo abbiamo visto quando hanno vinto la prima partita e i tempi supplementari contro i cechi e soprattutto nella partita degli ottavi di finale contro la Slovenia. Non sono stati segnati gol, ma poi è stato assegnato un rigore. E chi se non Ronaldo poteva tirarlo, dato che fino a quel momento era stato piuttosto sfortunato. Lo ha sbagliato e non è riuscito a trattenere le lacrime e è stato confortato dai suoi compagni di squadra. Untröstlich. Ma la partita non era finita. Si andò ai calci di rigore. Ronaldo ha segnato e poi si è quasi scusato con i tifosi per aver sbagliato il rigore precedente. Der erste für Verbic und Verbic und Costa zum dritten. Il portiere del Portogallo Costa ha parato 3 rigori. Incredibile. Il Portogallo avanza. O Oblak fez uma boa defesa, não tenho que ver, tenho que rever o penalti, não sei se esteve bem, se esteve mal, mas olha, durante o ano não falhei nenhuma vez, e na hora que mais precisavam, e o Oblak defendeu, mas olha, é um sentimento de tristeza e alegria ao mesmo tempo. O mais importante é desfrutar da passagem. Come già accennato, il Portogallo ha affrontato di nuovo la Francia ai calci di rigore. E il Portogallo è stato eliminato. Ora un momento che è entrato nella storia dell'europeo, il gol più veloce di sempre in una fase finale del torneo. L'Albania segna l'1-0 dopo solo 23 secondi e i tifosi si sono scatenati. Alla fine l'Italia ha ribaltato la partita, ma i tifosi albanesi e questo gol saranno di sicuro ricordati. Proprio come questo giocatore, una delle scoperte di questo europeo. Giorgi Mamardashvili, che parate incredibili ci ha mostrato. Il portiere è sotto contratto con il Valencia, ma a questo europeo si è davvero messo in luce. Indimenticabile la sua parata su Schick nella partita Georgia-Repubblica Ceca. Può diventare un grande. Sotto i riflettori anche la mascotte dell'europeo, Albert. Im gefälschten Maskottchenkostüm und mit mutmaßlich gefälschten Arbeitsausweisen hatte er sich illegal Zutritt zum Stadion verschafft.
Sì, il collega youtuber Marvin si è intrufolato in campo vestito da mascotte per la partita inaugurale e ha ingannato la UEFA, che non si è divertita. Ich kann da schon drüber lachen, hat aber den Eindruck, dass sie da nicht nur auch ein klitzekleines bisschen Spaß verstehen, oder? Nö, tatsächlich in keinster Weise. E ogni volta che vedo la mascotte, ora penso forse di nuovo Marvin. Hallo, da bin ich wieder. Ah, l'europeo scrive le sue storie. Gol all'ultimo minuto, salvataggi che assicurano il passaggio al turno successivo, ma questa storia è qualcosa di speciale. Il danese Christian Eriksen è tornato al campionato europeo. Il giocatore che 3 anni prima era collassato in campo durante la partita contro la Finlandia è stato una parte importante dell'attacco danese e il suo ritorno agli europei non poteva essere più cinematografico. Dann Wind auf Eriksen und Eriksen ins Tor gibt's das Christian Eriksen. Che momento. In generale i danesi si sono presentati in buona forma, soprattutto nella seconda partita del girone contro l'Inghilterra. Hanno giocato davvero bene e a mio parere hanno meritato di vincere. E dopo la partita una scena molto speciale. Il portiere Schmeichel è stato intervistato. I do a lot of interviews, post-match interviews, players. I never do this. Well played. Il padre di Schmeichel, che era in porta per la Danimarca ed è diventato campione d'Europa, ora lavora per la TV e quindi una scena molto speciale tra i due. La Danimarca avanzò come seconda, ma poi dovette affrontare la sconfitta contro la Germania negli ottavi di finale. Una partita pazzesca, di cui parleremo più avanti, ma prima dobbiamo parlare della nazionale tedesca prima del torneo. Nessuno sapeva cosa aspettarsi. Nei tornei precedenti la squadra non aveva fatto una buona impressione. Il nuovo allenatore, Nagelsmann, ha riportato lo spirito e abbiamo visto buone partite come quella contro la Francia, ma nessuno era davvero sicuro, quindi tutta la Germania aspettava con ansia la partita di apertura contro la Scozia. E la Germania si è dimostrata molto forte anche nella partita successiva contro l'Ungheria. La squadra tedesca ha giocato bene. Gli ottavi di finale erano ormai certi. Avrebbero festeggiato la vittoria del girone contro la Svizzera. Hanno lottato, ma per quei momenti in cui hai disperatamente bisogno di un gol c'è un uomo molto speciale. Lucky punch, lucky punch. Fulkrug con il gol dell'1-1. La Germania ha vinto il girone. Agli ottavi di finale una partita che non si dimentica tanto in fretta. Germania contro Danimarca a Dortmund, ma il dio del tempo non ha voluto collaborare. Es zieht gerade so viel Wasser, dass es gar nicht mehr abfließen kann. Pioveva a dirotto. La partita è stata interrotta a causa del temporale e ha anche grandinato. Una tipica partita degli europei e negli highlights questi due danesi non possono mancare. Il mio pezzo forte però è stato questo impiegato, i suoi colleghi con la scopa e lui con la scarpa. Ma poi pensa, non funziona e afferra questa trave di legno. Inoltre la partita ha causato molte discussioni. I danesi segnano, ma poi interviene il VAR, la punta era in fuorigioco. E quasi subito dopo questa scena. Was für eine Minute für ihn. Il VAR interviene di nuovo, rigore perché il giocatore danese ha toccato leggermente la palla con la mano. Havertz. Havertz. La Germania era ai quarti di finale e lì abbiamo assistito a una delle partite più belle di sempre degli europei. Giocava contro la Spagna, favorita per il titolo, ma la Germania ha dimostrato fin da subito che avrebbe messo in difficoltà gli spagnoli. Toni Kroos contro Pedri. È stato fortunato a non ricevere un cartellino giallo. Poco dopo, un'altra scena con Toni. Di nuovo, nessun cartellino giallo. La Spagna ha segnato il gol, la Germania ci ha provato in tutti i modi. Ma niente da fare. Incredibile, si è andati ai tempi supplementari e la Germania ha giocato bene. Müller, Wirtz, Kimmich, sucht Füllkrug und mit der Ablage für Musiala und der... È mano, gridavano tutti, ma l'arbitro non la pensava così. Una scena che ha causato molte discussioni. Und ich bin hier, ganz ehrlich, ich weiß... Aber ein Handspiel gibt es nicht mehr im Fußball. A ver, entiendo que al final pues es una acción un poco dudosa, que al final en eso no me meto, pero si los árbitros han dicho que no era mano, yo sigo respetando eso al final. Ah, die Handregel ist...
ganz verzwicktes Luder. Ma la partita non era ancora finita. La Spagna ha sferrato il colpo di grazia poco prima della fine dei tempi supplementari. La Germania, padrona di casa, aveva dato prova di voler lottare, ma la Spagna li ha eliminati dal torneo. Parliamo di una delle delusioni di questo europeo, la squadra inglese. La squadra, piena di giocatori di alto livello, ha deluso su tutta la linea. Sembrava non avere un piano di gioco. Con un po' di fortuna sono arrivati primi nel loro girone. Poi la partita contro la forte Slovacchia, che era davvero vogliosa di eliminare gli inglesi. What a chance this is! And Slovakia lead! Schranz segna per il vantaggio un gol meritato. Morka. Helped on. Bellingham segna il gol forse più bello di questo europeo e che amarezza per gli slovacchi. Si va ai tempi supplementari. Harry Kane segna. La Slovacchia, che aveva dato prova di una grande lotta, era completamente esausta e la deludente Inghilterra passava al turno successivo. Lì hanno affrontato la Svizzera, che finora aveva giocato un torneo molto forte. Indimenticabile il bellissimo gol di Vargas contro l'Italia. Con questo hanno di fatto eliminato gli italiani dal torneo e anche nei quarti di finale hanno giocato in modo eccezionale. Gol, ma poi è successo quello che succede spesso. Un gol per l'Inghilterra dal nulla. Si è andati ai tempi supplementari, ma non c'è stato nessun vincitore. Si va ai rigori. Gli inglesi, che fino a quel momento non avevano giocato bene, erano in semifinale. Siamo quasi alla fine, ma non possiamo perderci questa scena di Euro 2024, uno degli autogol più bizzarri di sempre. Bu arada büyük bir anlaşmazlık, çok büyük hata, çok büyük hata. Che scena durante la partita Turchia-Portogallo. Abbiamo già parlato delle stelle non celebrate di questo europeo. I tifosi olandesi con la loro canzone. E anche la squadra olandese, dopo le difficoltà iniziali, è riuscita a conquistare il cuore dei tifosi. Si sono classificati solo terzi nel girone, dopo una partita snervante contro l'Austria nell'ultima giornata, ma poi hanno giocato forte contro la Romania negli ottavi di finale. E nei quarti di finale la vittoria contro la Turchia. Poi la semifinale contro l'Inghilterra. E che inizio per gli olandesi. Xavi Simons con un gol da urlo, ma poi questa scena. Il VAR interviene e il rigore per l'Inghilterra. Harry Kane segna, l'Inghilterra ha giocato la sua migliore partita fino ad ora, ma sembrava fossero già i tempi supplementari. Watkins segna e le cose sono finite così. Tuttavia, dopo la partita sono emersi questi filmati. Sembrava che Saka avesse toccato la palla con la mano prima che Kane subisse un fallo e che gli venisse assegnato un rigore. Un'altra scena controversa a questo europeo, ma tutto ciò non aveva importanza. L'Inghilterra era in finale contro la Spagna e che torneo hanno giocato fino a quel momento? Nel loro girone hanno vinto contro Croazia, Italia e Albania e sono stati l'unica squadra a vincere tutte le partite della fase a gironi. Un attacco fortissimo con il loro attaccante e capitano Morata e l'ala Williams. E il super adolescente Lamine Yamal, che ha giocato in modo eccezionale a soli 16 anni. Ha anche segnato un gol da sogno nella semifinale contro la Francia e ha aiutato la Spagna a vincere per 2-1. L'ha scogito al bordo dell'area, non te lo has pensato mucho, che se te ha passato por la cabeza. Bueno, estábamos en momentos difíciles porque al final nadie se esperaba su gol tan pronto. L'hai cogito e non pensavo, ho tentato metterla dove è entrato e già sta, molto felice. Finale di Euro a Berlino, Inghilterra contro Spagna. E wow, che partita è stata! Jetzt gibt's Platz, Nico Williams, Tor! Das Finale! Bellingham, legt ihn zurück, Palmer! Also, die Muster vor der 70. Minute!